Cominciamo. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti a questa conferenza stampa di presentazione sul territorio regionale delle Marche della Nazionale Italiana Calcio Olimpionici, un'associazione nata nel 2007 per attività, diciamo, sociali e di promozione e di favorire e aiutare, diciamo, persone che sono in difficoltà. L'Anico è un'associazione nata per volontà di Vincenzo Maenza, che purtroppo oggi non può essere con noi per problemi di salute. Da qualche mese abbiamo aperto anche una filiale regionale con qui la presidente Veronica Sansuini, che poi ci illustrerà i vari progetti, le varie attività che abbiamo in programma di svolgere nei prossimi mesi. Come dicevo, l'ANICO è un'associazione composta da campioni di ogni tipo di sport, da campioni che hanno ricevuto gratificazioni a livello olimpico, a livello mondiale e a livello nazionale, gente che hanno deciso nella loro vita, conclusa l'attività sportiva, di mettersi al servizio della collettività e della comunità. Ringraziamo il nostro governatore Francesco Accoroli di aver voluto presenziare a questa presentazione della sede regionale dell'Anico e passerei la parola proprio al governatore per un primo saluto. Buongiorno a tutti, un ringraziamento a Michele, ma soprattutto al Presidente per essere qua con noi questa mattina e soprattutto a tutti coloro che si impegnano con questa associazione, l'Anico, e anche che arriva, si costituisce anche nelle Marche, quindi per noi è una notizia importante, bella, perché il mondo del sociale potrà avere una realtà che si aggiunge alle tantissime che già si impegnano quotidianamente, costantemente, e poi in un settore importante che è quello dello sport, che non solo ha una valenza sociale, ma anche una valenza, diciamo, non solo ha una valenza sociale, ma anche una valenza di spettacolo, quindi diventa particolarmente importante, no? È particolarmente importante per le tante realtà che noi abbiamo. E che, dicevo, nella nostra regione si impegnano quotidianamente. Per noi lo sport è un partner essenziale su tante sfide. E devo dire che anche i risultati che queste nostre associazioni hanno a tutti i livelli rappresentano per noi un orgoglio, anche perché, lo dico da ex sindaco, tanto si è investito nell'ambito sportivo, nell'associazionismo, nel volontariato, che molto spesso a livelli piccolissimi la società sportiva rappresenta una società sportiva ma con valenza esclusivamente sociale. Perché sociale? Perché è aggregazione, perché significa togliere i ragazzi dalla strada, perché significa includere chi è più in difficoltà, andare incontro alle esigenze delle famiglie. E significa educare e formare la società. Quindi veramente in questo palcoscenico che è la nostra regione molto impegnata nello sport e nel sociale, l'arrivo della vostra associazione è per noi una buona notizia, una bella notizia. Che dire di più? Noi siamo a disposizione con le nostre strutture, con i nostri assessori, consiglieri regionali per cercare di contribuire all'attività che svolgono le associazioni che lavorano nel sociale e nello sport, perché riteniamo che da questo lavoro, se fatto con serietà, con disinteresse, con onestà e con impegno, derivino risultati importanti e molto significativi, che colmano un gap che purtroppo questa società così moderna e che tende a una globalizzazione e anche alla competizione esasperata a volte rischia di lasciare dietro realtà come la nostra, che sono realtà piccole e quindi non hanno i numeri per poter competere ad alti livelli, e però escludere anche marginare le fragilità della nostra società. Questo non va bene, e quindi per il tramite di queste associazioni noi quando possiamo diamo sempre un aiuto, un contributo e le accogliamo a braccia aperte. Quindi veramente grazie per essere qui e poi se ci sarà bisogno, con il nostro assessore, con le nostre strutture, cercheremo di capire come poter collaborare.
Grazie governatore, e sicuramente approfitteremo della disponibilità che ci ha dato. Io non c'ho. Dopo ci arriveremo alla partita. Adesso vorrei passare la parola al presidente nazionale Italo Lapenna, che magari ci illustrerà in maniera un po' più del dettaglio cosa fa l'associazione, come è nata e perché è nata. A te, Italo. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito. Ringrazio Veronica Sansuini e Michele Cesari, che comunque con il loro contributo siamo riusciti anche ad ottenere l'invito qui nelle Marche. Sì, la mia nazionale nasce a scopo benefico ad agosto del 2022 grazie alla fondazione di Vincenzo Maenza, fondata 18 anni fa questa associazione, questa nazionale. E in 15 anni ha fatto circa 200 partite di beneficenza, ha fatto una grande raccolta per aiutare ovviamente chi ha più bisogno di noi. E, appunto, in una partita di beneficenza ci siamo incontrati e lui ha passato a me il timone perché era fermo da circa 3 anni. Ho accettato senza remore. Sono riuscito a mettere d'accordo 53 capocce olimpioniche, medagliati, persone, insomma, sportivi importanti. E immaginate, circa 20 discipline, riuscire a mettere in un campo di calcio, dalla scherma al canottaggio alla pallacanestro, non è stato facile, però comunque l'obiettivo finale era quello di aiutare il prossimo, e hanno accettato tutti. A novembre nasce il nostro progetto Uniti nel Sociale, alla Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, viene anche accolto dal Presidente Fontana, dove ci ha ricevuto e abbiamo illustrato questo progetto. Ha accettato pure lui tutte queste che sono le nostre iniziative e anche loro, comunque anche la politica ci sta molto vicino. Oggi siamo arrivati qui nella regione e per noi è un onore. Abbiamo fatto già tante, tante partite, abbiamo fatto tanti convegni sul bullismo, abbiamo creato il progetto contro il bullismo grazie alla dottoressa Irene Taurino, dove ci ha lavorato per alcuni mesi e ha stilato un progetto importante che comunque adesso tramite l'onorevole Semenzato, la presidente della commissione contro il femminicidio, riusciamo a portarlo avanti anche dentro le istituzioni. Descrivere cosa facciamo partite di beneficenza, aiutiamo il prossimo, siamo stati nelle carceri, abbiamo fatto alcune partite nelle carceri e sono stati giorni memorabili per noi, perché ovviamente vedere dei ragazzi che purtroppo hanno sbagliato ma comunque vanno recuperati, e rendergli una giornata, un sorriso pure a loro, per noi è motivo di orgoglio. Certo, io ringrazio sempre il nostro caro, oggi è presente e testimone il nostro caro Loris Stecca, fra qualche minuto ci dovrebbe essere in collegamento Ubaldo Righetti, il nostro responsabile accompagnatore della nazionale, e poi se volete dettagliatamente, se vuole presidente, no, inutile parlare, ecco, se vuole c'è la dottoressa Torino che potrebbe lei spiegare bene il nostro progetto contro il bullismo, che poi attraverso alla Regione Marche e a Veronica Sansuini porteremo nelle vostre scuole, dove noi già abbiamo iniziato da circa un anno. Grazie Italo. Prima di passare al progetto specifico, sì, io farei fare un saluto e una presentazione alla presidente della neonata sezione marchigiana della NICO, Veronica Sansuini. Grazie Michele, innanzitutto grazie Presidente Acquaroli per averci accolti in questa sede istituzionale. Allora, io devo dire che la NICO Marche, Uniti nel Sociale, l'abbiamo voluta con le mani e con i piedi, guarda, ci siamo messi lì, io e l'ex presidente della Viridissima Calcio di Apecchio, Daniele Mancioli, dopo aver organizzato la partita del cuore ad Apecchio, che era una partita a favore di due ragazzi
che avevano una malattia genetica rara e siamo riusciti a raccogliere in quel frangente 8.000 euro da dare proprio alle famiglie. Ma abbiamo avuto un successo enorme anche perché abbiamo accolto gente da tutto il comprensorio e non ce l'aspettavamo. E la gente ha donato perché ha un cuore grande, i marchigiani hanno un cuore grande. E allora da lì ci siamo, diciamo, abbiamo formato un gruppo coeso e ci siamo, ecco, abbiamo fondato questa Nico Marche. Abbiamo già organizzato degli eventi, abbiamo preso parte ad un convegno alla Mole Bambintelliana dove c'era come relatore il nostro Loris Stecca che ha raccontato la sua esperienza. Poi abbiamo partecipato con altre associazioni a due eventi a scopo benefico, sia al cardiologico pediatrico di Torrette e al Salesi di Ancona. Tra l'altro con il Salesi di Ancona abbiamo stretto un patto, ovvero una partita diciamo con la nazionale italiana campioni olimpionici e i consiglieri assessori della regione Marche e vorremmo anche il nostro presidente chissà come portiere e niente, poi ci siamo organizzati, abbiamo organizzato diciamo un incontro all'Unione Montana del Catere del Nerone che ha nel suo comprensorio 7 comuni e abbiamo presentato il nostro progetto Uniti nel Sociale contro il bullismo, perché sappiamo che il bullismo cosa porta? Porta depressione, apatia, solitudine, abuso di alcol, abusi di farmaci e quant'altro per poter sostenere quel disagio lì. Quindi stiamo partendo con questi convegni in questi istituti. Hanno dato già la loro adesione e vi posso dire che ad oggi il numero complessivo degli alunni di Acqualagna saranno 147 più 72 gli alunni di Cagli e Cantiano, 53 Frontone, 74 Cagli le prime due classi superiori e 77 Piobbico le due classi superiori. Ci mancano i numeri di Apecchio e Piobbico perché la comunicazione è arrivata un pochino in ritardo, ma il nostro progetto non sarà solo, ecco, fare un convegno e chiudere lì la partita, assolutamente no, perché vorremmo continuarlo negli anni, dovrà essere un progetto in itinere e il prossimo anno vorremmo fare un concorso negli istituti e i primi 3 istituti che vinceranno ovviamente e saranno premiati dai campioni. In cosa consisterà questo concorso? In dei lavori fatti dai ragazzi in base a quello che hanno diciamo ascoltato dalle esperienze ascoltate dai nostri campioni, che saranno a loro disposizione anche nel privato, perché posso dire che quando è stato fatto un convegno in una scuola, in un diciamo liceo scientifico, al momento non c'era nessuno vittima di violenza, ma poi nel privato hanno diciamo contattato i campioni e è venuto fuori che il 25% degli alunni era bullizzato, quindi noi vorremmo insomma questo gap ridurlo di molto. Grazie. Benissimo, allora, abbiamo parlato appunto di bullismo, di questi bei progetti che stiamo portando avanti partendo dall'Unione Montana di Cagli, ma proprio il bullismo, se la dottoressa Taurino ci può illustrare un po' come è nato questo progetto del bullismo per Nico. Allora, innanzitutto grazie Michele, grazie Veronica, ma soprattutto grazie al Presidente per averci accolti oggi qui. Per noi è un grande onore portare diciamo avanti questo progetto che io per prima ho voluto preparare in questo anno, no? Perché è un progetto che noi abbiamo già portato nella sede d'Apecchio, come ha detto Veronica, anzi complimenti perché sei un vulcano di idee e questo che hai appena diciamo illustrato potrebbe essere veramente una cosa bella, stimolante per i ragazzi. Il bullismo purtroppo è una delle piaghe che ancora minaccia molti adolescenti, e per cui noi stiamo cercando di sensibilizzare al massimo questa grandissima piaga, portandola in tutti gli istituti, portandola comunque in eventi sportivi e cercando di fare un progetto di inclusione attraverso lo sport, perché attraverso lo sport i ragazzi, i bambini soprattutto, perché come dici tu
cioè in qualsiasi età purtroppo si subisce il bullismo, ma in età adolescenziale, dopo ce lo dirà anche qui presente, no, il psicologo che comunque ne saprà sicuramente più di noi, è veramente una cosa che può devastare la vita di molti ragazzi. Per cui noi, tramite l'Osservatorio contro il bullismo Campioni di vita di Luca Massaccesi, abbiamo creato una partnership al fine di poter comunque portare avanti questo progetto in tutti gli istituti in tutta Italia, perché come saprete anche a Milano aprirà un'altra sede NICO Nazionale Italiana Calcio Olimpionici, per cui per noi è fondamentale oggi essere qui e poter portare avanti questo progetto. Quindi grazie di cuore per averci dato questa opportunità. Siamo in chiusura, ma prima di chiudere appunto diamo un attimo la parola allo psicologo Sebastiano Massaccesi, che ci può un po' più illustrare dal punto di vista proprio psicologico la problematica del bullismo e il perché è bene fare queste azioni di sensibilizzazione. Salve a tutti, innanzitutto io ringrazio il NICO Team e i suoi dirigenti, ovviamente il presidente per essere qui. Io sono il dottor Massaccesi Sebastiano, sono psicologo clinico e sono qui invece di rappresentante di tutte quelle persone, di tutti quegli individui, uomini e donne che sono stati bullizzati da adolescenti, da piccoli. Porto qui, l'unione tra la mia professione, che è diventata ufficialmente nel 2022, e insieme alla mia esperienza da ragazzino bullizzato. Sono stato violentato, ho da piccolo avuto esperienze molto molto brutte riguardo appunto il bullismo. Prima si parlava delle conseguenze che la violenza può avere su ogni individuo, su ogni adolescente. Si parlava di depressione, di tossicodipendenza. Io ho lavorato moltissimo tempo in una comunità diurna e ho lavorato al CERT prima di mettere su il mio studio privato. E vi posso dire che le conseguenze vere e proprie della violenza che può avere ogni singolo individuo è veramente brutale. Mi voglio portare un po' avanti dicendo che il bullismo purtroppo, ora come ora, avendo già girato per le scuole con un mio personale progetto, con una mia voglia di portare, di sensibilizzare ancora di più i ragazzi alla violenza del bullismo, che stando a contatto con questi ragazzi ho notato che in realtà c'è una dannatissima paura di parlare, una mancanza di comunicazione che purtroppo in realtà è data, purtroppo dobbiamo dire, da una mancata educazione, possiamo dire genitoriale, da traumi che non sono stati risolti e quant'altro. Quindi dobbiamo sicuramente cercare di focalizzare, di veicolare l'attenzione non solo verso il bullizzato. Io questo sto cercando di portare avanti con questo progetto che se avrò modo porterò avanti, non solo il bullizzato ma anche il bullo, perché in realtà anche il bullo non è altro che la conseguenza silente, tacita, di una violenza che non è stata risolta. E quindi dobbiamo prendere a 360 gradi tutte le conseguenze che sia vittima sia carnefice hanno a che fare. Io vorrei appunto portare questo mio personale progetto, che spero sia sposato dalla NICO, di portare ad ogni scuola la mia ovviamente personale esperienza, sia da bullizzato sia da professionista, da psicologo, per sottolineare quanto sia importante che quel seme di violenza che è stato messo lì da un genitore, da un bullo, da qualsiasi persona che ha voluto avere questa violenza verso l'individuo, che questo seme possa germogliare e non dare vita a erbaccia cattiva, a erba brutta, ma che possa germogliare come un bellissimo fiore. Io
sono molto attaccato a una figura musicale, essendo anch'io musicista, a Fabrizio De André. In una sua famosa canzone lui diceva che dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Quindi io vorrei sottolineare quanto sia importante la forza di questa frase, perché dall'etame una cosa così nera, puzzolente, quindi la cosa che ci è stata tirata da piccoli, ci è stata violentemente gettata addosso, in realtà può creare un meraviglioso fiore. Ed ecco, io vorrei portare questa idea nelle scuole e avere l'opportunità di dar voce a chi voce purtroppo non ha e ha paura di avere. Benissimo. Grazie, grazie infinite, porteremo sicuramente avanti questo progetto. In conclusione, semplicemente abbiamo una piccola testimonianza dei nostri campioni. Dovremmo avere in collegamento Ubaldo Righetti. Ubaldo, sei dei nostri? No. Mi sentite? Sì, eccoci. Eccoci, ok. Ciao, ciao a tutti. Ciao Ubaldo. Un tuo saluto per questa presentazione dell'Amico Marche, tu marchigiano. Detto bene, marchigiano. Grazie, grazie per l'invito. Mi fa enormemente piacere partecipare a oggi questa condivisione con voi, perché poi sono molto legato, come sottolineato, molto a questa terra, quindi ho casa a Porto Recanati, ho la residenza nelle Marche a Porto Recanati, quindi conosco molto bene l'anima di questi del popolo marchigiano, che è molto, molto sensibile e portato sempre al sostegno. Per quanto riguarda la nostra associazione, l'Anico, Italo ha fatto una cosa straordinaria, coordinare un'infinità di atleti, ex atleti diciamo, da valori molto, molto importanti, diversificare anche le varie discipline, le varie esperienze e quindi condividerle poi attraverso una partita di calcio, che non è la partita di calcio vera e propria, è il messaggio che noi vogliamo mandare, è quello di sensibilizzare il più possibile qualsiasi tipo che riguarda il sociale, adesso il tema è il bullismo, attraverso anche le nostre esperienze, perché l'atleta è sempre stato, sembra per definizione l'atleta è sano, ma anche l'atleta ha vissuto una sorta di bullismo, può essere leggero, meno leggero, ma l'ha vissuto. Io posso dire di una mia esperienza, quando sono arrivato a giocare alla Roma avevo appena 14 anni, sono arrivato da un paesino piccolissimo, distante 100 km da Roma, da Sermoneta, un comune molto molto piccolo, e quando sono arrivato dentro il pensionato della Roma, che a suo tempo era un appartamento gestito da una famiglia, non è come il centro sportivo di Trigoria adesso, con un'organizzazione diversa, io ero il più piccolo del pensionato, c'erano giocatori molto più grandi, e lì già dal primo giorno era iniziato una sorta, tra virgolette, di bullismo, che era quella di vacci a comprare le sigarette, vacci a comprare il gelato, insomma queste cose qui. Io quindi sono nato un po' su questa situazione, sicuramente insegna anche come formarsi e combatterla, questo tipo di situazione. Il progetto è interessante, mi è piaciuto tanto, lo definisco un ragazzo, lo psicologo, come ti chiami, non mi ricordo, scusa il nome. Com'è? Sebastiano. Sebastiano ha una sensibilità straordinaria, e il suo modo di comunicare è incredibile, è profondo, è molto significativo e ci insegna un'infinità di cose. C'è un passaggio fondamentale che ho sempre riflettuto io e che lui ha confermato oggi, da studioso poi, insomma, da professionista,
sì, intervenire su chi è bullizzato, ma lavorare tanto su chi è il bullo veramente, perché il vero problema, e ha perfettamente ragione, il vero problema è lì, è il bullo. Perché si manifesta in questa maniera? E quindi noi dobbiamo andarli a cercare, a trovare, a provare a comunicare con loro e trovare la forma di comunicazione con loro. E questo è il progetto, questo è il percorso secondo me molto più importante. Al bullizzato gli possiamo dare delle difese, gli possiamo dare del sostegno, del supporto, ma al bullo bisogna educarlo. È lì il vero lavoro che dobbiamo fare. E questo progetto include proprio questo, attraverso le nostre esperienze, attraverso i professori, attraverso chi coordina tutto come Italo La Penna, che è stato veramente straordinario sotto questo aspetto. Ilaria che non molla un attimo per quanto riguarda le organizzazioni incredibili della NICO. E noi non facciamo altro che partecipare con grande piacere, perché abbiamo anche noi la voglia e il desiderio di far conoscere le nostre esperienze, perché dobbiamo far crescere anche i ragazzi. Quando si parla di scuola, di portare le nostre esperienze non sono tutte vincenti, le nostre esperienze non sono tutte positive, le nostre esperienze non sono tutte belle. C'è un percorso che è importante, che è fatto di rinunce. Chi è disposto a rinunciare può avere più possibilità rispetto a un altro di arrivare a certi risultati. Ma non è solo quello l'obiettivo, e bisogna focalizzarsi su quello che ha la possibilità di arrivare a certi risultati. Noi dobbiamo formare le persone attraverso lo sport. Lo sport è educativo, lo sport ha dei valori. Quindi non conta solamente chi riesce a ottenere un risultato, troppo facile, ma non deve essere così. Noi dobbiamo lavorare per formare gli uomini, dobbiamo formare le persone per la nostra società, non società calcio, società NICO, per la nostra società, perché nello sport poi riescono in pochi, a noi ci servono le persone sane, le persone corrette, le persone che ci diano un indirizzo giusto. E quindi la NICO sotto questo aspetto è presente, perché noi atleti che abbiamo vissuto discipline diverse, ma alla fine che cosa ci accomuna? I stessi valori. Discipline diverse e i stessi valori. E quindi è un bel progetto. Grazie. Grazie. In conclusione, ma non per importanza ovviamente, un saluto al grande Loris Stecca, penso che ci stia bene a conclusione di questa presentazione. Campione del mondo. Ma io sono un po' in difficoltà, perché come diceva prima anche Italo, cioè nasce, tutto questo è nato per la malattia di mio fratello in un primo momento, che tu dopo con il coronavirus gli è sparito e poi è entrata la trombotica, però non sta molto bene fisicamente, ma è nata la NICO moltissimi anni fa per quel motivo lì. Io ho sempre fatto parte di questa squadra, perché è un'amicizia incredibile con tutti. Io sì, forse il mio passato lo conoscete, io ho fatto un grossissimo errore, che tutti sanno, e mi sono scusato, ho dato delle mie spiegazioni, che non ci sono delle spiegazioni, perché è stato un gesto sbagliatissimo e l'ho pagato duramente, ed è giusto che l'abbia pagato. Per ora con la mia coscienza mi sento a posto, perché è stata una faccenda un po' diversa da un'altra, dove non stiamo più a specificare più di tanto, dove la vittima ero io in poche parole, ma girata in altra maniera è stata l'altra la vittima, e mi sono pentito e con tutto il cuore ho chiesto scusi, ho pagato duramente anche con il carcere quello che ho fatto. Però per il sociale ci sono sempre, perché appunto ci sono sempre stato anche prima che venisse fuori la malattia di mio fratello, ora ancora di più, perché ci siamo ritrovati tra tanti amici, gente valida, ora in mano la situazione ce l'ha Italo e siamo veramente felici, perché riesce con disinvoltura e con molta fatica, penso, a gestire il tutto, che non è facile. Ci ritroviamo, siamo tutti sorridenti e grazie al buon Dio possiamo aiutare chi è in difficoltà.
Io più di questo non so cosa dire. Sono felicissimo di essere fra voi, di conoscere sempre gente nuova. E sono veramente lusingato di questo invito qui. Grazie. Michele, scusa, volevo soltanto ringraziare Vincenzo Menza, che purtroppo doveva essere presente, invece a causa un problema fisico non è potuto stare qui tra noi. Grazie a tutti.